La violenza contro le donne all'interno della famiglia o della coppia, comunemente chiamata violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani. La violenza sulle donne avviene in ogni società e in ogni cultura. In Europa, una donna su 10 ha subito una qualche forma di violenza sessuale dall'età di 15 anni e una su 20 è stata vittima di stupro. Amnesty International esorta tutti i governi a realizzare un programma per affrontare la violenza domestica, prevenirne la reiterazione in vista della sua totale eliminazione. Il lavoro contro la discriminazione deve iniziare dal quotidiano, dalla discriminazione sottile di alcuni comportamenti dei compagni verso le compagne. Bisogna assicurare che la polizia fornisca un luogo sicuro e confidenziale per tutte le donne che denunciano atti di violenza e soprattutto che non vi siano pregiudizi di genere da parte del personale maschile della polizia. Le donne hanno il diritto di vivere libere dalla discriminazione e dalla violenza, sia online che offline. Va sottolineato come in diversi recenti casi di violenza contro le donne, l'indifferenza e la solidarietà sono state intermittenti e spesso legate alla nazionalità, al modo di vestire o al comportamento della vittima. Bisogna assicurare che tutte le forme di violenza contro le donne siano riconosciute come violazione dei diritti umani e come reati penali. Vogliamo vivere in una società libera dello stupro, in cui tutti comprendano appieno il consenso sessuale e il diritto di ogni persona di decidere del proprio corpo. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, non solo per tutte quelle donne che non ci sono più, ma anche per tutte quelle donne che fino ad oggi sono scampate alla violenza femminicida e che passano ogni giorno della loro vita nell'insicurezza e nella solitudine, temendo che possa accadere il peggio. Stop! Stop.